Teramo Eventi presenta Teramo in the Road con il primo appuntamento di questa associazione, è vero? Sì, il primo appuntamento è il 5, iniziamo questo percorso musica, arte e cultura sulla spina dorsale del centro storico, abbinato a dei mercatini di hobbisti e una mostra di artisti pittori teramani. Come nasce l'idea di questa associazione? L'idea di questa associazione secondo me soprattutto è venuta fuori grazie a questa crisi economica che ha fatto un pochettino ritornare più umani tutti gli esercenti, e quindi c'è stato questo spirito di unione e di creare un evento che possa portare gente a Teramo e nel centro della città. E poi è stato anche stimolo questo Aperi Street di Francesco Marcellini, che ci ha dimostrato che si può portare gente in piazza con un progetto carino, quindi è servito da stimolo a tutti noi, perché anche noi di Teramo possiamo fare un qualcosa di carino e portare gente in piazza, portare i teramani in piazza. Quindi ricordiamo l'appuntamento, invitiamo i teramani a venire? Assolutamente sì, li aspettiamo numerosi. Volevo anche dire che abbiamo creato un percorso per le famiglie e per i giovani, con orari dove possono uscire, voglio passeggiare tutti, dalle 6 alle 8 e dalle 10 a mezzanotte. Quindi un percorso da passeggiata a Teramo con un palcoscenico diverso dalle solite serate, dove bene o male c'è un ambiente un po' freddo di questi giorni, negozi chiusi, locali un po' in chiusura. Assessore, a lei l'arduo compito di presentare il primo evento del 2015. Sì, il primo evento, non perché voglia sminuire, è la Fiera dell'Epifania. Il primo evento del mio assessorato, almeno il 4, quindi non perché lo voglio far passare, però approfitto visto che c'ho. E invece Teramo on the Road nasce questa bellissima iniziativa degli esercenti e dei commercianti, questo comitato Teramo Eventi, nel quale, lo voglio dire subito, la teramanità ha una sua predominanza, organizza il primo evento del 2015, Teramo on the Road. Hanno voluto cambiare il nome dall'Aperi Brûlée per dargli una connotazione non solamente di aperitivo, ma una connotazione che sia anche di arte, cultura, musica. Ci saranno le postazioni musicali, il direttore artistico Nicoletta Tale, che è una garanzia sia per quanto riguarda la teramanità, ma per quanto riguarda secondo me la qualità degli eventi musicali, almeno che sono la parte che le compete. Torna il mercatino degli hobbisti, che ha avuto successo anche in precedenti eventi. Vorremmo comunque, la cosa importante è secondo me dare ripetitività a un evento mensile che può portare giovamento, perché quando facciamo appuntamenti comunque ripetitivi come le fiere per esempio, come altri appuntamenti istituzionali del comune, vediamo che quella del 19 San Berardo quest'anno ha avuto un successo veramente importante. Speriamo che si replichi con la Fiera dell'Epifania e speriamo di replicarlo con degli eventi di musica, arte, cultura, aperitivi, di convivialità nel centro storico di Teramo, che secondo me deve diventare un piccolo centro di arte, di cultura insieme, deve diventare un punto di riferimento per la provincia. In realtà per questo primo evento non saremo così fiscali, ma l'idea in futuro è quella di creare delle postazioni divise per genere, quindi dare la possibilità proprio a tutti i musicisti del nostro territorio di esprimersi e di dare prova delle loro capacità artistiche, e di musicisti ne abbiamo veramente tanti. Sto verificando proprio in questi giorni, siccome abbiamo avuto davvero poco tempo per organizzarci, sto verificando veramente che c'è interesse e c'è tanta voglia di partecipare a questo tipo di eventi. Sto aspettando conferma da un quartetto di archi, perché chiaramente hanno difficoltà ad esprimersi all'aperto, perché come sapete bene gli strumenti classici hanno difficoltà a mantenere l'intonazione, quindi stiamo valutando se è il caso, viste le temperature degli ultimi giorni, di farli esibire o meno o posticipare la loro esibizione. Comunque ci sarà il trio Fanfulla, che è un trio con violino, contrabbasso
e chitarra, fanno un repertorio riarrangiato in chiave acustica, di un repertorio italiano però riarrangiato in chiave acustica. Ci sarà Marcello Graduato, che è un ragazzo giovanissimo di Montorio, talentosissimo, che proporrà i suoi brani inediti, è uscito dalla sua prima produzione lo scorso anno e quindi ci riproporrà i suoi brani sempre in una chiave acustica. E poi ci sarà Luca Guagua, non so, in arte Luca Guagua, perché è un bravissimo chitarrista funky, con la sua band porterà per la prima volta a terra un suo progetto non originale, di cover, però sempre riarrangiate in chiave funky. E poi ci saranno i Jack Flash, gruppo rock, e stiamo aspettando, se mi hanno conferma, questo quartetto d'archi, altrimenti mi toccherà sorbirvi un'altra volta Nicoletta, che tapperà il buco al solito.